La festa del regalo a Castiglione Garfagnana è un rito antico che si ripete ormai da quasi 400 anni. In questo inizio di 2024 il giovane Tommaso Pancetti è stato il 393esimo bambino chiamato a portare il regalo alla Madonna del Rosario, consegnandolo nelle mani del parroco Don Giovanni Grassi. Questo antichissimo rito è particolarmente sentito da tutta la comunità e si rinnova di anno in anno per ricordare lo scampato pericolo dalla pestilenza del 1630, quando Castiglione fu risparmiata dalla peste che dimezzò la popolazione dell'Italia settentrionale. La cerimonia si apre con l'arrivo in municipio di un giovane del paese che per un giorno sarà simbolicamente il primo cittadino di Castiglione. Dopo che il piccolo prescelto ha ricevuto dalle mani del sindaco Daniele Gaspari un dono, i componenti della vicaria hanno letto l'editto originale dell'epoca che imponeva appunto ogni prima domenica dell'anno che un giovane bambino facesse dono del regalo alla Madonna per conto dell'amministrazione e della comunità tutta. Quest'anno dunque è stata la volta di Tommaso, accompagnato per l'occasione dai genitori e dalla sorellina Rebecca. Come tradizione, il giovane viene salutato dalle note della Filarmonica Alpina diretta in questa occasione da Adriano Marcalli e poi tutti in corteo verso la chiesa di San Michele per l'atto conclusivo della festa. È durante l'offertorio che si apre la festa del dono vera e propria. Viene riletto l'editto che ricorda a tutti i doveri nei confronti della Madonna del Rosario e poi c'è la consegna del regalo che oggi è un atto simbolico ma che nel passato era una vera e propria gabella che veniva pagata dal popolo alla chiesa lucchese. È un evento importante, basta pensare che è una delle feste più antiche non solo della Garfagnana e della Lucchesia ma penso dell'intera Toscana. Quindi con Tommaso quest'anno andiamo a rinnovare il voto augurando a tutti chiaramente un buon anno, buone fine delle festività, una buona ripresa di tutto nell'augurio che anche malattie e pestilenze così come era avvenuto nel 1631 stiano lontane da tutti noi.